Perché anch'io, che sicuramente finirò all'inferno, bevo birra Beatrice, la birra del vero dantista. C'è solo al limone i pici, oppure si possono... Pici all'aglione, pici, che è questa pasta fatta di acqua e farina, non c'è uovo, e l'aglione è un grosso aglio, naturalmente, aglio, olio, peperoncino, pomodoro, però c'è anche un ragù di carne sopra. Roba speciale, un profumo fenomenale. Vai col picio, ciao! Mica si trova il ponte della Pia, lo stiamo cercando, ma poi lo troveremo. Siamo venuti da Siena dopo lo spettacolare piatto di pice, soprattutto la mitologica birra Beatrice. C'è un po' di caldino in questi giorni, come potete vedere anche dal fiume, che non ha nemmeno un rivolo d'acqua, uno, povero. Eccolo il ponte, finalmente. Poi si va, ci sono anche dei sentieri qua che ci perdono. Immaginatevi, fra l'altro c'è un bellissimo quadro dell'Ottocento, è uno dei, forse l'unico, perché generalmente Pia dei Tolomei è sempre raffigurata al Verone, dolente, piangente, eccetera, però un unico quadro di lei a cavallo con il Nello dei Pannocchieschi e un cane che la segue, è l'unico quadro forse che effettivamente raffigura il viaggio, diciamo, di Pia. Calcoliamo che Pia non sapeva dove andava, dice vabbè ti porto in Maremma, facciamo una gita in Maremma, poi invece viene segregata nel castello e, come vuole la leggenda, lasciata in qualche modo morire di stenti e di malaria, di malattia, no? La frase di Dante è perfetta, disfecemi Maremma, dà proprio l'idea della caducità del corpo, insomma, e anche dello spirito. Molto belle sono le sestine di Sestini e anche il poemetto del Niccheri, è molto struggente, tutta la descrizione, diciamo, della malattia, del disfacimento di questa povera donna, semmai è vera questa storia, perché poi c'è versioni, sono alterne, insomma. Vedo un attimo che succede dall'altra parte del ponte. Bello perché si dipartono un sacco di sentierini, di camminamenti, si arriva fino all'eremo di Santa Lucia e qui, ecco, queste sono strade e camminamenti bellissime che, insomma, si perdono. Immaginate che, insomma, per arrivare fino in Maremma ancora ce ne vuole. Adesso la nostra prossima tappa è Prata e poi Gavorrano e comunque sono già una cinquantina di minuti di automobile per arrivare in quelle zone un tempo fetide e maleodoranti. È interessante perché da questa strada poi ci possono essere dei camminamenti, è una riserva naturale Alto Merse e come sentieri, come passeggiate possono essere straordinari fino ad arrivare appunto all'eremo di Santa Lucia. È un po' come a gobba d'asino questo ponte. Non so, io questa architettura poi sono una... Ah, ecco, stavo dicendo, ma dov'è il ponte? Ci stavo sotto. Non l'avevo ancora visto. Cioè, non l'avevo visto da qui. In realtà io non dovrei stare qui, perché qui, questo dovrebbe essere un torrente, un fiumello, insomma. Ma, come vedete, la desertificazione tanto negata da Trump mi pare che stia iniziando anche da queste parti. Vabbè. Comunque almeno ci abbiamo ancora rimasto in piedi questo ponte meraviglioso, praticabile, quindi non è nemmeno crollato, insomma. Comunque è bello questo camminamento, c'è qualche rivoletto, cioè qualche pozzangherina, comunque fa un caldo micidiale, 102.000 gradi al sole. E adesso andiamo a Prata, al nostro terzo appuntamento dove incontreremo il dottor Simonetti, che è il più grosso esperto mondiale di Pia dei Tolomei. Ha scritto 3 volumi e varie conferenze, insomma è un personaggio che ci farà piacere conoscere.